Mm. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo incontro con... Eh... Questa nuova iniziativa che abbiamo la fortuna di proporvi insieme al Corriere della Sera, che è oltre la notizia, tre appuntamenti online. Questo è il primo di oggi, e poi un incontro eh, al salone. E, mh, e ringraziamo il Corriere per questa attività comune e soprattutto eh, ringraziamo eh, il nostro ospite di oggi, graditissimo, eh, Beppe Severnini, eh, che. Come voi tutti eh, sapete, giornalista, eh, giornalista, opinionista, scrittore, eh, conduttore televisivo, vice direttore del Corriere della Sera, che è appunto l'istituzione con cui il, giornale, il grande giornale con cui facciamo. Questo, uh, questo, questo progetto. Eh, Severini è anche un amico del Salone, ho scoperto poco fa che insomma, eh, è venuto al Salone la prima volta negli anni 90 e, eh, ed è diventato giornalista eh, del Corriere eh, nel, nel, nel 95, però la sua vita professionale è molto lunga, ha iniziato, se non erro, al, al giornale di Indro Montanelli che era molto giovane, con una con un eh, lavoro di corrispondente da Londra, poi è stato corrispondente da tantissimi altri paesi, eh, paesi dell'Est, Russia, poi in Cina, poi in America. È anche opinionista, è stato anche opinionista ed opinionista per i grandi giornali stranieri come eh, The Economist e il New York Times, oltre ad aver scritto appunto in molti giornali italiani, abbiamo detto che ha lavorato anche, lavora anche in, in televisione da, dal, da Sky. G24, alla RAI eh, e eh, per esempio un ospite fisso di otto e mezzo eh, poi è anche appunto un grande scrittore, ha scritto un grandissimo numero di libri eh, anche di approfondimento su, diciamo, sulla società italiana, soprattutto con Rizzoli, li potete trovare eh, online. Eh, non voglio rubarvi troppo tempo ehm, però appunto lo voglio ringraziare davvero perché non c'è modo migliore di iniziare questa questo, questo piccolo corso, questi appuntamenti che sono dedicati, eh... Alla, alla comprensione da parte dei ragazzi di come ci si approccia al mondo eh, dell'informazione, lo scrivere, il leggere, eh, acquisire come dire, informazioni in maniera più eh, sicura, più approfondita, muoversi appunto in questo mondo così, così vasto. Eh, quindi, grazie, grazie davvero a Beppe Severnini, buona, buona, buona lezione e arrivederci. A presto, grazie. Eccomi qui, allora grazie a Maria Giulia per questa bella presentazione, è vero io frequento il Salone del Libro da, da più di 30 anni, l'ultima volta penso sia stato due anni fa, eh, la prima volta nel 1990, eh, però c'è un'imprecisione nella mia presentazione, dice i ragazzi tutti sanno chi è, non è vero perché io sono blanco ma solo di capelli, non sono un cantante famoso, tra l'altro non prendo a calci i fiori e questo per la mia notorietà certamente non aiuta. Potrei cominciare, ma prendere a calci i fiori in, in un webinar per le scuole non è educativo e anche tecnicamente difficile, scherzi a parte. Allora io mi chiamo Beppe Severmini appunto e sono, eh, mi piace molto stare con i ragazzi, stare con le scuole. Qualche giorno fa ho incontrato un gruppo di ragazzi di terza e medie, e negli ultimi quattro giorni o cinque giorni sono stato, per caso, eh, in tre università diverse: all'università di Pavia, che è stata la mia università, al master della statale di Milano e in cattolica incontrare i ragazzi, all'università cattolica. Infatti, la mia voce risente di queste giornate. Vi chiedo scusa, però mi piace molto perché io penso che stare con voi anche in questo modo. Eh, è bello essere poi, trovarsi tutti insieme ancora di più. Anzi, anticipo, prima di cominciare la lezione che spero sia utile, anche non noiosa, ma utile. Io voglio che scriviate dei temi a scuola e non parliamo poi del tema di maturità che spacca. Ecco, la prossima mezz'ora io la dedico a questo. Che poi le regole sono uguali per un tema o per un articolo, ma prima di, di cominciare... Volevo dire che il 19 di maggio eh, sarò al Salone del Libro di persona, sempre col Corriere in questa iniziativa. Quindi adesso mi vedete su uno schermo, ma poi riproviamo, lo rifacciamo al Salone del Libro a Torino e quindi è una gioia. Appena me l'hanno detto subito, sì, ci mancherebbe. Tante cose non si riescono a fare, ma questa la voglio, la devo e sono molto felice di farla. Allora, il tema, mi sembra, abbiamo chiamato... Mh, scrivere un tema indimenticabile, un articolo efficace, è la stessa cosa. La verità è che scrivere, io non parlo della narrativa, ma scrivere un, un testo, un buon testo, anche una lunga mail, anche una relazione, eh, lo dico anche per, i, per gli insegnanti che mi stanno sentendo, le regole sono le stesse e, e funzionano, questo è il punto, funzionano. Io ho dedicato a questo, infatti il, il, quello che... che adesso vedete avete visto sullo schermo ho chiamato il, il, la chiacchierata di oggi 16 semplici suggerimenti per studenti stressati e, e allora questo viene con questa espressione 16 semplici suggerimenti gli studenti stressati di aggiunti oggi viene da un libro che io ho scritto ormai parecchi anni fa e che era nato nelle scuole nei licei e anche nell'università. parlando con i ragazzi mi sono reso conto che queste scuole questa scuola di scrittura funzionava e poi i ragazzi tornavano a dirmi, ragazzi è andata benissimo la maturità e mi sono, mi sono inorgoglito, ho scritto un libro, ve lo faccio vedere ma non sono qui a presentare un libro, il libro è questo, si chiama L'italiano, lezioni semiserie, ha venduto uno, una valanga di copie, ve lo faccio vedere perché sono orgoglioso di una cosa che ho fatto, eccolo qua, eh, con i segnalibri perché studio anch'io ancora. Ma quindi l'ispirazione viene di qui, però oggi ho costruito una cosa per voi. Quindi 16 semplici suggerimenti per studenti stressati. Per scrivere in maniera efficace, eh, secondo me ci sono alcune regole e adesso le vediamo una per uno. Allora, cominciamo di qua. Uno, eh, avere qualcosa da dire, lo vedete lì. Allora, avere qualcosa da dire... Voi dite ovvio? Non è ovvio, io vi assicuro che ci sono molti giornalisti professionisti che cominciano a scrivere un articolo, o un commento, o un editoriale, o una cronaca, senza sapere esattamente cosa vogliono dire. Perché voi dite comincia? Uno studente si butta a scrivere se non ha deciso cosa vuole dire nel tema. Un giornalista comincia un articolo senza. Ve lo dico io perché la pagina bianca, che sia un foglio di protocollo, che sia uno schermo bianco. Crea ansia, c'è proprio l'ansia del foglio bianco, una cosa studiata. Allora uno supera l'ansia e dice: Io comincio a scrivere, poi vediamo, no, vediamo un tubo. Se uno si scrivendo cose inutili si crea una zavorra che poi si porta dietro, si crea delle complicazioni che poi deve eliminare. Quindi avere qualcosa da dire vuol dire pensate cosa volete dire. Una regola ancora più semplice che uso qualche volta è la regola del porco, che non avete un cartello, ve lo dico io, porco maiale, porco. È un acronimo, vuol dire pensa, organizza, rigurgita, correggi, ometti. E il P di porco pensa è questo, avere qualcosa da dire, pensa cosa vuoi dire. E questo pensa, correggi, rigurgita, cioè butta fuori, quello vediamo, eh, correggi o ometti. Sono regole... Che la, la stessa retorica antica aveva già studiato. Cicerone, che non può saputello, ma era un intelligente, ha scritto il Deorazione. Aveva 19 anni, ha messo insieme gli appunti di scuola e ha scritto le regole per costruire un testo, parlando, scrivendo e sono uguali: Invenzio, disposizio, axio e L'invenzio è questa roba qua che vedete, vuol dire avere qualcosa da dire, inventare e decidere cosa vuoi dire. D'accordo? Eh, punto due. due il, è dirlo. Allora, torniamo alla regola del porco: pensa, organizza, rigurgita, correggi, ometti. Passettino indietro. Pensa vuol dire, appunto, decidere cosa vuoi dire. Quindi non mettere le mani sulla tastiera o sulla penna prima di sapere cosa vuoi dire. Se ti viene in mente di prendere la penna durante il tema di maturità o il tema in classe, e prima di sapere cosa vuoi dire ti dai una sberla sulla mano, di qui se sei mancino, di qui se sei destro. Non scrivere, imponiti per 5 minuti, ma anche 10, di non scrivere, di pensare. Pensare si può fare dovunque: nei giornali, a scuola, anche in Parlamento volendo. Pensare, pensa cosa vuoi dire. La O di porco è organizza, che poi è la, la disposizione di Cicerone, cioè ti fai uno schema mentale, entro di qui, passo di qua, esco di qua. Eh, rigurgita vuol dire butta fuori, butta fuori. Scrivere è, una cosa, è, un, è un atto gioioso, è una forma di espressione che deve dare gioia e ci vuole anche un po' di incoscienza, ecco perché ho scritto rigurgita sarebbe vomita però veniva povco e non mi piaceva quindi rigurcita non stare a controllarti troppo se no vengono, vengono del, dei temini stitici non va bene però quando butti fuori butti fuori un po di tutto ci sono cose geniali che, proprio perché eri spontaneo sono venute fuori e anche cose insomma discutibili e allora arriva la c di porco che vuol dire correggi correggi al momento apollineo prima dionisiaco poi apollino vuol dire Controlla, si razionale cioè, e la o di porco e ometti, taglia e poi lo vedremo. Allora, ho fatto questa cosa perché il punto 2 è fondamentale. Allora, tu hai pensato, giusto? Hai deciso. Punto uno: avere qualcosa da dire, tu hai deciso: ok, ho qualcosa da dire ed è questa cosa qua. Poi, dilla. Altra cosa interessante che accomuna studenti e giornalisti. Ma gli studenti sono stressati, noi giornalisti qualche volta purtroppo lo facciamo per pavidità o, a, o pigrizia o altro. Uno ha qualcosa da dire e non lo dice. Perché non lo dice? Non lo dice per non urtare quello, non lo dice perché magari nel vostro caso, perché magari teme che il professore o la commissione d'esame non sia tanto d'accordo o un giornalista per non infastidire questo e quello. No, se hai qualcosa da dire, devi dirlo. Punto 3. Dirlo brevemente, questo è molto importante. Allora, eh, il mio motto, l'unico che quando ho fatto il direttore ho, ho appeso in redazione per i miei giornalisti, per i miei redattori, è meno è meglio. Allora, meno è meglio nella vita eh, vale per tantissime cose. Eh. Non per il matrimonio, io sono sposato da 36 anni, se mia moglie non faccio questa precisazione poi mi sgrida, però in generale, scherzi a parte, quando si scrive meno è meglio perché le parole in più non sono inutili, sono dannose, questo dovete capire. Ripeto, non sono inutili o peonastiche, sono proprio dannose, cioè le parole in più, le parole non necessarie, i concetti danneggiano, rallentano, ingolfano, ingrippano, inciampano, mi seguite? Quindi vuol dire, dirlo brevemente, molto importante, scrivere ragazzi è come scolpire, vuol dire togliere. Non è pitturare che vuol dire aggiungere il colore, cioè, è come scolpire, c'è cioè un blocco di pietra, togliere. E scrivere vuol dire rinunciare, rinunciare a qualcosa che volete dire in favore di un'espressione comunicabile. Questo è fondamentale. I brutti libri, voi non avete idea quanti ne leggo, manoscritti, poi io assolutamente cerco di evitarlo, mi do malato, finco di, mi metto la barba finta, pur di non leggere i manoscritti, perché alcuni sono tremendi, hanno quasi sempre questa caratteristica. Chi le ha scritti ha il cuore pieno e pensa che tutto quello che butta fuori è buono per definizione. No. No. Ma neanche quando siete innamorati dovete dire tutto quello che vi salta in mente e, e, e nella quantità che volete perché se no l'innamorato scappa. Figuriamoci quando scrivete. Il lettore volete farlo scappare. Bombardatelo di il vostro cuore, tutto quello che sentite. No. Scrivere vuol dire rinunciare. È un sacrificio in qualche caso, ma io devo essere capito. Cioè, scrivere è comunicare. Comunicare vuol dire andare da qua a qua. E se non arrivo da qua a qua vuol dire che ho fallito. E se rimane solo una cosa per sfogarmi, allora scrivo e me lo faccio a casa, me lo leggo da solo di notte, vado in bagno e lo leggo se proprio non posso farne a meno. Ma un tema è destinato agli altri, a cominciare dal professore insegnante che lo vedrà. Ma dovete pensare quasi come se lo dovessero leggere i vostri amici, i vostri compagni di classe, cioè il tema è di fatto come un articolo. I vostri lettori sono magari meno di un giornalista che eh, scrive per un grande giornale, ma sono lettori importantissimi. Ok, andiamo avanti. Non ridirlo, semmai rileggerlo. Allora. Un altro classico è uno dice una cosa, poi la ripete, poi la ripete ancora, poi la ripete in un altro modo e che noia. Eh, se abbiamo detto prima, dirlo brevemente: se tu continui a ripetere le robe, continui a buttare su e se butti su legna prima che il fuoco sia acceso, lo spegni. La verità è quella. Allora, notate il, le parentesi, semmai rileggerlo. Rileggere è importantissimo. Io, come vedete, blanco qua andavo a scuola molti, molti anni fa e quando eravamo noi elementari la rilettura era proprio una cosa che ci imponevano. Adesso la rilettura sembra passata di moda. Non è vero. Quando leggete certe mail pessime, piene di errori di ortografia, periodi che appesi via, eh, eh, secondarie che, non, man che manca la principale, proprio scritti male, è che la gente non ha riletto. Un errore di ortografia, poi lo vediamo, in una mail, in un tema, Può capitare, ma 15 no, perché vuol dire che non avete riletto e la sciatteria è veramente indisponente, dovete credermi. È essere precisi è una cosa importante quando si scrive. La precisione è proprio bella, è rassicurante, aiuta a capire, è pulita. Non vuol dire essere pignoli. Le persone pignole sono pedanti, ma le persone precise sono romantiche. Ricordate sempre questo. E andiamo avanti. Allora, 5 scriverlo chiaro. Ah, scusate, eh, scriverlo esatto, la dicevamo prima, gli errori di ortografia. Io ho visto delle cose che voi umani non potete immaginare, proprio veramente una 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 sciatteria continua nel testo e, e non va assolutamente bene. Punto 6. Eh Scriverlo chiaro, eh, scriverlo chiaro vuol dire non costringete gli altri a rileggere. Cioè, un buon articolo, un buon tema vuol dire che chi legge, lo ripeto ancora una volta: l'insegnante, il compagno di classe, a casa quando portate il tema, chi volete. Eh, una lettera o un messaggio lungo che scrivete a una persona a cui tenete, eh, ma torniamo al tema. Non potete, se uno è costretto a rileggere, cioè a tornare su in questo senso, a tornare su e rileggere il paragrafo perché non ha capito, il problema è vostro. Se chi legge non capisce, il problema è di chi scrive. Questa è una regola assoluta che il mio maestro, è stato citato prima, che era Indro Montanelli, forse il giornalista più noto in Italia del XX secolo, ci diceva: Io non voglio sentirvi dire il lettore non mi ha capito. Non mi ha capito perché era stanco, perché era distratto, perché era troppo giovane, perché era troppo vecchio, perché era troppo ignorante. Non me ne frega niente. Voi dovete essere così bravi e così chiari e così interessanti, adesso ci arriviamo, da tenere i lettori e spiegarli chiaramente. Non importa che età abbia, che umore abbia, dove sia, se sia in un tram, in metropolitana, a letto a dormire o, o in bagno. Non è importante. Scriverlo chiaro, la chiarezza è un modo di farsi capire e farsi capire è un obbligo, è un dovere. Se dire se vi sfugge l'eco eh, io l'ho scritto ma non mi hanno capito, l'insegnante non ha capito, è chiaro che magari non avete un... ci sono anche gli insegnanti poco furbi, mi scuso con gli insegnanti che mi stanno guardando, ci sono gli studenti poco furbi, gli insegnanti poco furbi, giornalisti poco furbi, siamo anche parecchi. Allora, però in generale l'atteggiamento è quello che conta, cioè uno che scrive un tema e dice ah l'insegnante non mi ha capito, no, è come uno di noi che dice il lettore non mi ha capito, no, vuol dire che tu non ti sei fatto capire, non sei stato abbastanza chiaro. Prossimo punto, scriverlo sette, allora scriverlo in modo interessante, io mi sono tenuto una cosa da leggervi che è di Luigi Barzini. Lui spiegava Luigi Barzini Junior è stato un grande giornalista italiano 1908, quindi più o meno all'età di Montanelli. Ho conosciuto non lui, purtroppo ha avuto grande successo in America. Io sono molto orgoglioso perché ho cercato in qualche modo anch'io di lavorare in due lingue. Anche lui scriveva sia in inglese sia in italiano, una cosa che ho cercato di fare anch'io: di pubblicare libri in America, cercare di farcele in quel mondo là, e non è facile. Allora Barzini Junior, Luigi Barzini Junior, spiegava alla figlia Ludina, che allora era una giornalista esordiente, poi è diventata una giornalista nota, diceva alla figlia, state a sentire, il mio ideale è l'articolo scritto in modo che leghi il lettore, il quale deve essere perfettamente inconsapevole dello stile o della prosa, ma deve essere interessato ad arrivare in fondo. Questo è il punto. Lo stile la, la, è... Non si deve vedere, se voi vedete un grande calciatore, un grande tennista, vedete una fluidità e una semplicità nel fare le cose difficili, questo fa di lui un campione. Si può essere dei piccoli campioncini anche scrivendo. La, la tecnica non è fine a se stessa, è per conquistare il lettore. Scrivere è un'opera di seduzione, che è una bella parola, seduzione. Eh, vuol dire che tu devi sedurre il tuo lettore, devi appassionarlo, devi convincerlo, devi convincerlo a stare con te. E secondo me questo è molto importante. Allora ehm, cercate di essere ironici, di essere interessanti. Ecco, l'ironia si può usare molto bene. L'ironia funziona, perché l'ironia abbassa le barriere, le difese di chi legge, in qualche modo smonta la diffidenza altrui, è un modo, ma ce ne sono molti altri, la precisione, appunto, la concretezza, l'efficacia, eccetera, eccetera. Allora, punto 8. Allora, scriverlo in italiano, Ho scritto è più trendy, baby, una battuta. Scriverlo in italiano vuol dire, io vi ho appena detto che ho... Scrivo in inglese. Ho scritto per degli giornali inglesi e americani molto importanti. Scrivo in inglese e eh, ripeto: non è che mi traducono. Scrivo in inglese e sono di Crema e eh, non sono di Manhattan, di Crema, provincia di Cremona. Mm, I miei genitori sono di Crema, quindi io l'ho studiato a scuola come voi e poi però mi ci sono veramente dedicato. Se uno impara a, a, a scalare l'Everest o, o a giocare nell'Inter o a attraversare la manica a nuoto figuriamoci se non puoi imparare a scrivere in inglese certo che si può, basta volere ma proprio perché io scrivo in inglese ho deciso che quando scrivo in inglese scrivo in inglese quando scrivo in italiano scrivo in italiano evito di mescolare inutilmente le cose cioè, anch'io dico film, non dico pellicola, anch'io dico marketing, come lo traduce, eh, come lo traducono, anch'io dico computer, quello di fronte a me, come lo chiamo? I francesi hanno ordinateur, l'hanno tradotto, noi no, questo è un mouse, non dico topolino, anche se gli spagnoli dicono raton, quindi si può tradurre eh, volendo. Eh, però, per esempio, questo l'abbiamo tradotto, questa è, vedete, questa è una tastiera. Non diciamo keyboard. Allora, cercate di non usare parole inutili in inglese. Così, è una questione di stile e di efficacia. Io mi sono segnato qui un po' di traduzioni possibili, ve le leggo. Non dite assessment, ma valutazione. Benchmark, parametro. Brand, marchio. Buyer, compratore. Brainstorming, scambio di idee, slide, quelle che vedete, ma potete chiamarle anche diapositive. però se volete chiamarle slide, competitor, concorrente, consumer, consumatore, delivery, consegna, fee, compenso, incoming, in entrata, know-how, è l'insieme di competenze long term, short term lungo e breve termine meeting, riunione outgoing, in uscita policy, la politica magari aziendale è la nostra policy è la nostra politica ragazzi c'è una parola policy, sei lettere politica, otto dai fate questo sforzo rumors, voci, dicerie stage che poi si direbbe stage perché stage vuol dire palcoscenico, stage in francese, tirocinio, start up, nuova impresa, target, obiettivo, trend, tendenza, trend di tendenza o di moda, turnover, rotazione, workshop, laboratorio, potrei andare avanti ma ci siamo capiti. Allora, perché no? Perché non dire retroterra invece di background? È esattamente la stessa parola, ma ditela in italiano, è un lo sforzo che secondo me dobbiamo alla nostra bellissima lingua ripeto ve lo dice uno che scrive in inglese qui non è che non lo faccio perché spesso scivolare nell'inglese lo si fa per pigrizia lo si fa per timidezza lo si fa per insicurezza lo si fa per moda lo si fa per conformismo lo si fa per motivi non bellissimi quindi quando scrivete in italiano scrivete in italiano andiamo avanti allora 9. Non, non calpestate i congiuntivi. Allora, io non sono fissato per i congiuntivi. I congiuntivi non sono sempre necessari, qualche volta sì, però pensare e scrivere con i congiuntivi è come guidare con le marce. Certo, uno può guidare anche con l'automatico, però quando si impara a guidare, imparare a guidare col cambio manuale vuol dire sentire il motore, capire che c'è una prima, una seconda, una terza, scalare... Aumentare. Allora, uguale. Allora, imparate a usare i congiuntivi. Io vi faccio un esempio. Io ritengo che voi ragazzi siate spesso sorprendenti, siate congiuntivo. Ma se vengo al salone del libro il 19 di maggio, vi conosco e dico io ritengo no, io penso che voi ragazzi siete sorprendenti. A quel punto è il significato di penso che cambia un po'. È, io dico e ho scritto penso, ma di fatto vuol dire ho concluso, ri, ho, ho, sono arrivato alla conclusione che siete sorprendenti. E quindi si può fare, vedete, io penso che voi siate sorprendenti o io penso che voi siete sorprendenti. Sono due frasi che si possono usare, il significato cambia un po'. Allora, eh, i congiuntivi non devono diventare un'ossessione. Però, vi ripeto, è un'arma in più per la scrittura. Il, il congiuntivo è, è il modo del dubbio e il dubbio è un bel modo di pensare. Mi seguite. Eh, tra l'altro, ripeto, non fatevi ossessionare perché quando vi dicono che sbagliate un congiuntivo, vi do un'arma. Ci sono Dante Alighieri, uno che quando, vole, quando decideva di non usarli, non li usava. Inferno. Canto 10, 50, verso 54. Credo che sera in ginocchio levata. Tre, canto 13. Credo, credo che ai credette chi io credesse. Paradiso. Canto 2, 60. Credo che fanno i corpi rari e densi. Paradiso, 27. E tale eclissi credo che in ciel fue. 33 credo chi vidi allora se lo fa Dante Alighieri potete farlo anche voi quindi vi ho già preparato vi ho già preparato la segnatevi e andate a rivedere il video vi segnate quando vi ah era dimenticato il congiuntivo Dante Alighieri 10 non gettate oggettive dal finestrino sapete cos'è la secondaria oggettiva io penso che voi siate interessanti, che voi siate interessanti. Io penso, principale, che voi siate interessanti e magari interessati, spero, è l'oggettiva. Cosa vuol dire non gettate oggettive dal finestrino? Ho giocato un po' sul non gettare oggetti dal finestrino, sui treni una volta, quando ancora si potevano abbassare i finestrini, c'era scritto non gettate oggetti dal finestrino. Io ho messo oggettive dal finestrino. Vuol dire che l'oggettiva è molto importante nella lingua italiana per introdurre nel discorso. È una è tra le secondarie, non è che le relative o le consecutive o, o non sono importanti, però le oggettive vanno usate con cautela, in questo senso. Il che è importante. Il che è una parolina che nella lingua italiana è molto presente. Fate conto che che in inglese si può tradurre then, that. Which, how e in altri modi. Noi abbiamo che. Il rischio è di riempire i propri testi di che. Anche il tema: che, 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 che. Allora, e poi diventano come delle formichine. Sti che. Io detesto i che. La mia regola, ragazzi, è mai più di un che in una frase. Voi dite: ma che regola è? È un beppismo. Ok? È un beppismo. Io vi assicuro, se fate questo sforzo. E quindi usate un punto in più, spaccate la frase, evitate il secondo che. Improvvisamente il vostro testo scorrerà meglio. Un esempio. Lucia, io penso che il ragazzo che mi hai presentato sia un idiota. Ok, il sia congiuntivo. Due che. Lucia, io penso che il ragazzo che mi hai presentato sia un idiota. Il ragazzo sarà un idiota, però la, Lucia sarà convinta sì e no. Però è pesante la frase. Lucia, sai una cosa. Io penso: il ragazzo che mi hai presentato è un idiota. Allora tu hai eliminato il congiuntivo in questo caso, hai raggiunto una conclusione. E di fatto ci sono i due punti che sul testo scritto si vedono, parlando no. Però, Lucia, il ragazzo che mi hai presentato è un idiota. Lucia, io penso il ragazzo che mi hai presentato è un idiota. Ecco, evitate il secondo che. 11 Spegnete gli aggettivi possono causare interferenze. Allora, nella lingua italiana c'è un numero di aggettivi, boh, intorno a 22-23.000, pare, così ho letto, non li ho contati tutti. E il rischio è di usarne troppi. Allora, gli aggettivi sceglieteli con attenzione, scegliete quale aggettivo volete usare, non buttateli dentro con la pala, perché tanto sono gratis, è vero, però non funziona così, non si scrive buttando dentro aggettivi con la pala nel tema o in un articolo dei nostri, ripeto, non cambia niente. Vi faccio un esempio anche qua. Allora, eh, lo prendo eh, dal libro. Vediamo, vediamo, adesso lo troviamo. Dove ho messo i miei aggettivi? Beh, lo faccio a memoria. Non, lo, non trovo il segnalibro. Allora, se io dico... Non vi vedo, so che ci siete, 150 classi, magari non siete tutti, ma so che un po' sarete là fuori. Io sono molto lusingato e dico, io penso che gli studenti che stanno seguendo questo incontro non solo nel Salone del libro di Torino e che verranno magari ancora a trovarmi a parlare a ascoltarmi in maggio eh, io penso che siano interessanti e interessati siano disciplinati siano attenti siano curiosi eh, eh, intelligenti cioè voi siete già addormentati a parte una rufianata di una roba del genere ma cioè è intelligenti in e attenti e precisi e affidati allora No, perché esiste l'inflazione degli aggettivi. Se voi dite al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, mettiamo fidanzata, così uso i femminili. La, eh, allora, ma sei bella, sei, sei interessante, sei simpatica, sei gentile, sei affettuosa, sei attenta. Cioè, questa qua scappa. E se non scappa è perché si è addormentata. Sceglietene uno, dite. Laura, tu sei una ragazza interessante. Wow, dice. Interessante. Perché sono interessante? Però è un bellissimo complimento. So, sei una ragazza interessante. se una ragazza interessante e far seguire 24 aggettivi. No, no, ripeto, la ragazza sta dormendo oppure se è sveglia scappa e io posso dire, le do ragione. Allora, eh, questo è molto importante. Eh, a proposito di congiuntivi, faccio un passo indietro. Mi è venuto in mente a proposito di scrittura sentimentale. Questo è un tema, che non c'è. Qualche tempo fa sapete, mi, mi ha scritto una, una lettrice che aveva qualche anno più di voi, ma mica tanti, siccome avrà avuto buono non so, 22-23 anni, e dice. Io so che ci sono cose più importanti e che il, la scrittura, scrivere bene e usare l'ortografia e la sintassi corretta, ci sono cose più importanti nella vita. Però c'è questo ragazzo, l'ho conosciuto, è simpatico, è per bene, è gentile, mi piace proprio, penso che ci stiamo anche innamorando. Però quando lui va via per lavoro, perché lui era un pochettino più grande, quando va via per lavoro mi manda i messaggi che ho scritto. Ah, sono in questa... È una bellissima serata d'estate, sono sulla spiaggia, eh, eh, mi piacerebbe molto che ci saresti anche tu, non che ci fossi anche tu, ma che ci saresti anche tu. E questa ragazza mi diceva: Io ammetto di avere un, un problema. Cioè, io il romanticismo mi passa e mi vergogno di me stessa, ragazzi. Ha usato il condizionale invece del congiuntivo. Però ecco, mi piacerebbe che ci saresti anche tu. Mi turba, io ve la lascio lì, vedete voi, poi decidete. Se anche voi la, la vostra reazione sarebbe la stessa. Andiamo oltre. Eh, 12. Non date da mangiare alle maiuscole. Cosa vuol dire? Usate le maiuscole solo quando sono strettamente necessarie. L'italiano, soprattutto l'italiano dei giornalisti, e un po' l'italiano in generale, l'italiano ufficiale, poi ancora peggio, usa maiuscole esageratamente. Perché presidente, se non è il presidente della Repubblica, è una forma di rispetto, è il primo cittadino. Ma perché devi tutti i presidenti maiuscolo, il direttore maiuscolo? Perché patria maiuscolo? Patria è importante, ma mettilo, c'è bisogno di metterlo maiuscolo. Quelli che scrivono: a ah, è una questione di tradizione T maiuscola, di rispetto per la storia, S maiuscolo. Eh, per l'eredità di tutti noi e maiuscola e che palle no assolutamente no ma perché tradizione storia eredità devono essere maiuscole c'è una forma di servilismo in questo uso delle maiuscole quelli che dicono io eh, peggio ancora dottor Severinini non so come esprimerle quindi esprimer e poi l grande e la mia stima ma mi fa venire i vermi ma esprimi quel che vuoi, non mettere una maiuscola in mezzo a una parola. Allora, le maiuscole usate ovviamente all'inizio del paragrafo, per fare, servono anche a aiutare la comprensione, i nomi propri e così via. Però, per esempio, Montanelli usava paese quando diceva l'Italia è il mio paese, lui usava la P maiuscola. Si può fare, però io ritengo che io metto sempre P minuscola, perché io ritengo che nel contesto, se sto parlando del mio paese, l'Italia, o del paese in cui è nata mia mamma, si chiama Madignano, si capisce il contesto. Uno è il paese, cioè una, 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 un paese, una, una, un qualcosa di più piccolo di una città e di più grande di un villaggio, è il paese. Quindi evitate. Dove, quando avete un dubbio, non usate la maiuscola. Un consiglio di cuore. 13. Slacciate le metafore di sicurezza. Allora, dire. Eh, non so, famosa, mi sento insicuro, precario come una foglia sugli alberi de, in autunno. No, 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 perché le foglie sugli alberi, dal punto di vista della metafora, hanno smesso di cadere con Prever, ok? Basta, basta, e Ungaretti, basta foglie sugli alberi d'autunno in questo senso. Se vuoi usare una precarietà, eh, mi sento precario come uno che ha ancora il foglio bianco e fra dieci minuti deve consegnare. Ecco, questa è una forma di precarietà e se vogliamo, ho inventato la figura retorica, in questo caso la metafora. Cercate di inventarvele le metafore. Il mio amico Giovanni ha la testa che sembra un cespuglio. Allora, anche lì, i capelli ricci paragonati ai cespugli, e che noia. Dite, non so, eh, il mio amico Giovanni sembra sempre che abbia viaggiato in treno con la testa fuori dal finestrino. Ecco, questa l'ho inventata adesso, ma è un, è un modo, sono sicuro che avete avuto uno scatto di attenzione, ecco. Quindi le metafore non usate quelle che avete, volontari ferro, nervi d'acciaio, eh, che noia, inventatevele voi. Poi, eh, in vista della citazione, rallentate, 14, in vista della citazione, rallentate, cosa vuol dire? Le citazioni, non le citazioni e l'apostrofo e citazione quella è un'altra roba. La citazione o le citazioni... Eh, Possono essere utili, uno può citare eh, Proust, Prevert, Omero, eh, perfino un giornalista, se ha voglia di citare qualcuno, può farlo perché gli sembra che una, questa persona, questo autore sia riuscito a condensare in una frase il proprio, un pensiero in maniera molto efficace. Si può fare, le citazioni sono ammesse, però poche. Allora, la citazione è saggezza rubata, sostanzialmente. Quindi, primo, dichiarare il furto e dichiarare il derubato. Quindi, se cito eh, Cesare Pavese, visto che stiamo parlando del, del libro di Torino, eh, se cito o, o, o Beppe Fenoglio, quanti belli scrittori ha prodotto il Piemonte, ce ne sono davvero tanti, o Beppe, cito devo citare loro e mettere tra virgolette, non far finta, fregarli l'idea e far finta che sia mia, ok? Eh, se uno scrive un paese ci vuole, un paese per non sentirsi soli, quella è di Pavese non è vostra, quindi citatelo, eh, e mai troppe, perché io ho avuto dei colleghi che in un articolo c'erano 14 citazioni, allora l'articolo di quei 14 che hai citato non è più tuo, lo stesso per un tema. Eh, Adesso mi vergogno, vi dico come cominciava il mio tema di maturità, erano i rapporti fra libertà e istruzione, e io ho spiegato che nella storia, anche nella letteratura, c'era sempre un rapporto fra libertà e istruzione: le persone istruite che capivano l'importanza della libertà, le persone poco istruite era più facile approfittare di loro. E secondo me, questa è una verità molto preoccupante delle democrazie. E cominciava così. Eh, non occorre essere crociani per capire che la libertà è la molla della storia, a parte il fatto che io non parlavo così, però ho fatto un po' il furbino al tema di maturità che peraltro è andato benissimo. Io citavo Croce, Benedetto Croce, l'avevo studiato e ricordavo che lui diceva che la libertà è la molla della storia, quindi non occorre essere crociani per capire che la libertà poi basta, però poi beh, per di, di quello che vuoi dire sul tema. Non infilarci 15 citazioni, se no, ripeto, sta imbrogliando. Questo è un po' il punto. 15. Evitate i colpi di sonno verbale. Banalmente, ci sono. Scrivere po' con l'accento. Allora, il fiume non c'ha l'accento nell'apostrofo. Po', nel senso di poco, un po'. Vi ho annoiato un po', spero di no, c'ha l'apostrofo. Po con l'accento è brutto, può sfuggire, però è un colpo di sonno verbale. Da, voce del verbo dare, indicativo, ha l'accento. Da, da quella penna al tuo compagno, l'imperativo ha l'apostrofo, perché è dai e quindi diventa da, eccetera. Fa all'apostrofo se è un imperativo e non ha niente se egli fa, non ha l'accento e gli dà all'accento perché perché fa si può con si può confondere solo con la nota musicale mentre da si confonde facilmente con la comunissima preposizione da sono sicuro che mi avete seguito allora scrivere da indicativo terza persona con l'accento e fa senza accento vuol dire che ci avete pensato la lingua italiana è così allora potete, posso darvi un consiglio l'ortografia non è così importante. A patto di saperla. Cioè, non si nota se no sbagliate. Nel momento in cui sbagliate, e ripetutamente diventa un po'. Spesso non è perché non lo sapete, è perché magari uno si addormenta. Si addormentano i giornalisti, eh, che non devono andare a scuola alle otto e mezza del mattino. Quindi voi siete più scusati di noi. Però la verità, evitate i colpi di sonno verbale. E chiudiamo l'ultimo che esce. Chiuda il periodo, numero 16. Allora, l'ultimo che esce, chiuda il periodo, vuol dire chiudete questo benedetto tema, uscite in maniera brillante. L'ultima frase è estremamente importante, perché è quella che rimane nella testa che, di chi legge. Allora, vi faccio un esempio, vediamo se questo riesco a recuperarlo. Eh, a proposito di, eh, di chiusura. Eh, spe vi, volevo, vi porterò a, a... vorrei convincervi di questo. Allora, che spesso e volentieri la chiusura non c'è da diventare pazzi per capire fare una chiusura efficace. Non è effetto, ma è efficace che venga ricordata. È importante anche in un tema, eh, perché alla la verità che poi deve valutare il vostro tema. L'ultima parola che legge sono la chiusura del vostro tema. L'ultima parola del mio articolo, del mio libro, sono le ultime parole del mio articolo, del mio libro. Voi sapete qual è? Voi scrivete, non preoccupatevi, chiudete come capita. Poi quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, la chiusa c'è ed è il penultimo periodo. Cioè, in qualche modo noi abbiamo già chiuso e magari anche in maniera efficace. Poi aggiungiamo una cosa che non serve quasi per rassicurarci, una scorta di calmante. Io l'avevo fatto un esempio, vediamo se lo trovo. Eh, Un pezzo che avevo scritto, vi leggo le ultime cose. Dico: Ecco è tutto. Era un pezzo di qualche. Ecco è tutto. Quattro atteggiamenti discutibili, quattro errori da evitare quando si è giovani. Meglio aspettare la mezza età per sbagliare. Guardate noi come siamo bravi: continuiamo a fare prediche dimenticando che neppure noi le ascoltavamo. Non è una grande chiusa. Adesso ve lo rileggo. Ecco è tutto. Quattro atteggiamenti discutibili, quattro errori da evitare quando si è giovani. Meglio aspettare la mezza età per sbagliare. Guardate noi come siamo bravi. Punto. Fine. Quelle parole dopo erano inutili. La chiusa c'era già ed era semplicemente il periodo sopra. Allora, siccome ho detto che bisogna essere brevi e efficaci, io non sono stato efficace, ce l'ho messa tutta. Ho. Creato questi 16 semplici suggerimenti per voi. Adesso, se avete qualche domanda, volentieri, se no, visto l'orario, possiamo andare anche tutti a mangiare, che forse è ancora meglio, perché il motto meno è meglio. Grazie, ragazzi. Allora, la colpa è mia, eh, scusatemi, ci ho messo un po' a capire dove erano eh, le domande. Dice di ricordare che per eventuali domande si può usare il forum qui sotto, evidentemente non, non è stato detto prima, quindi la colpa è nostra, non è vostra. Però sono contento di essere tornato. Prima di salutarvi per dirvi questo, che alle 150 classi che hanno aderito a questa iniziativa, il Corriere della Sera, quindi il mio giornale, ha offerto un abbonamento alle scuole e alle classi abbonamento gratuito di prova per Corriere Scuola, quindi per materiali che potete usare eh, in particolare nelle ore di educazione civica ma non solo, che abbiamo preparato apposta per voi, quindi eh, questi materiali per un mese l'abbonamento è gratuito, è una prova se vi può interessare, il Corriere mi ha chiesto di ricordare questo, i vostri insegnanti sanno come fare, quindi si può gratuitamente alla vostra scuola usare per un mese Corriere per la scuola, poi decidete se eh, vi piace. Oggi spero di essere stato interessante per voi, se no non ditemelo, che poi ci rimango male. E quindi, da questo Blanco che non ha scalciato i fiori, un saluto e noi ci vediamo a Torino il che vorrà il 19 di maggio al mattino al Salone del Libro. Arrivederci.